Non si tratta di repressione, ma di sensibilità e rispetto, di senso civico. Così l'assessore alle politiche ambientali del Comune di Pescara, Isabella Del Trecco, commenta i dati relativi al report fornito dall'amministrazione sulle violazioni dei cittadini alle norme per il conferimento dei rifiuti. 1.084 sanzioni elevate nel 2021, per un totale di 106.950 euro di contravvenzioni che singolarmente possono arrivare fino a 500 euro, e 653 sanzioni soltanto nei primi tre mesi del 2022. Tra le violazioni più frequenti, il conferimento fuori orario e quello improprio. Essendo un fenomeno che ormai da anni si verifica in città, e non solo, perché credo che sia un fenomeno diffuso un po' in tutta Italia quantomeno, però dal 2020 abbiamo inserito, dopo aver fatto fare degli opportuni corsi, quattro ausiliari ambientali per conto della nostra società operativa municipalizzata che è Ambiente, le telecamere e la nostra polizia municipale. Di violazioni ce ne sono state tante, dal 2020 ad oggi abbiamo elevato oltre 1.000 sanzioni solo dagli ausiliari nel 2020 e in questi primi tre mesi congiuntamente con la polizia municipale oltre 600. Questo è dovuto ad un conferimento errato dei rifiuti, non solo come orario, ma soprattutto come conferimento di ingombranti e conferimento di buste dell'immondizia all'esterno di cassoni che sono vuoti. Una fuoriesce in modo particolare perché è quella di un cittadino che in via Mezzanotte, dove noi avevamo avuto più segnalazioni, abbiamo fatto degli appostamenti con i nostri ausiliari e abbiamo visto che questa persona che poi fotografava era anche la stessa che prendeva i rifiuti, li metteva fuori e apriva le buste gettandole a terra. Non dobbiamo parlare comunque di repressione, dobbiamo parlare di sensibilizzazione e controllo del territorio, perché tutti i cittadini, che sono la maggioranza, che si comportano correttamente, hanno il diritto di avere una città decorosa e quindi far sì che ci siano i controlli nei confronti di quelle persone che non lo fanno, che non sono solo di Pescara, ma sono anche dei comuni limitrofi, dove non hanno più cassoni stradali, magari non hanno la pazienza e la voglia di fare una raccolta differenziata puntuale, quindi è molto più semplice mettere tutto assieme e venire a Pescara per studio, lavoro, quello che sia, a gettare, a conferire i rifiuti anche fuori i nostri cassoni. Noi abbiamo un progetto che abbiamo iniziato sin dal nostro insediamento, che è quello di arrivare entro il 2023 all'eliminazione di tutti i cassoni stradali sulla nostra città. Quest'anno interverremo sulla zona centrale, che è una zona la più difficile, che è anche quella che è rimasta alla fine, insieme poi il prossimo anno alla zona di Porta Nuova, e speriamo che in questo modo si riesca a ridurre sensibilmente questa problematica.